segnato l'importanza di molti matrimoni e del contesto di una gran bella serata, Andrea Onofri, ospite a Caivano Modena. Passerella anche il direttore artistico Michele Trasparente, volevo qui anche Mariangela Trasparente, coreografa della sfilata di moda, e ringraziamo anche questo atelier storico importante per i vostri abiti presentati insieme ad Andrea. Fatevi una passerella con Andrea, Mariangela con Andrea e Michele, fatevi una passerella, noi rimaniamo con Teresa e Luisa Rocco via Piemonte per la scelta. Siamo qui alla giornata conclusiva di Caivano Moda con l'ospite forse più atteso, Andrea Uffredi di Uomini in Donne. Ecco Andrea, spiegaci innanzitutto qual è il segreto del successo di questo programma, perché prima di te ha sfornato molti uomini molto desiderati da noi donne. Vabbè, il segreto del successo penso sia comunque vivere l'esperienza fino a godere di quello che comunque il programma ti dà, e soprattutto insomma credo che trovare poi la persona giusta all'interno del programma, l'amore, sia la cosa più importante che c'è, quindi tutto il resto viene dopo. Continua ancora la tua love story con quella ragazza tornata alle 5? Sì, con Calia continua assolutamente, sì, siamo felici. Purtroppo con gli impegni di lavoro di entrambi ci vediamo non tantissimo, però comunque cerchiamo di fare il possibile per insomma, stare insieme appena possibile, se gli impegni ce lo permettono. Ecco, tu penso lavori un po' in tutta Italia, ma è vero che il pubblico del sud è più caloroso di quello del nord? Tu sei del nord però. Sì, beh, sicuramente il pubblico del sud è più caloroso, ma come credo in tutti insomma poi gli ambiti, no? Come il calcio, come può essere magari appunto i programmi televisivi, diciamo sono più passionali, più di cuore. Quindi sì, al sud sicuramente c'è un effetto più caloroso. Ecco, hai in programma qualche evento importante che ci puoi già annunciare? Ma non voglio per scaramanzia dire niente, però comunque qualcosina sta bollendo in pentola. Ok, allora facciamo i migliori auguri e salutiamo gli amici di Dubito.it con Andrea Uffredi. Grazie per gli auguri, saluto tutti e un bacio. Ciao.